Oggi parliamo di filtri, filtri fotografici. Bene, guarda che servono i filtri, bisogna comprarli, bisogna spendere sti soldi per mettere dei filtrini quando fai i tuoi filmati. Così mi è stato detto e io sono andato a comprarli. Ora, da averli fisicamente e il saperli usare, credo che passi comunque un po' di strada, cosa che io sto cercando di fare in questo momento. Il mondo del fotografo quindi non è sicuramente un mondo così facile come ce lo immaginiamo. Prendere la macchina fotografica, accenderla, scattare, figata, chiudere, mettere via, andare a casa. In realtà tutto questo nasconde veramente un mondo di formule, rapporti, compromessi, cercare la luce giusta, cercare le condizioni giuste. Non è per niente facile. Credo si possa sintetizzare il mondo della fotografia in tre elementi: quindi velocità dell'otturatore, quanto rimane aperto, quindi l'apertura stessa, quindi quanto si aprirà il diaframma, e la sensibilità all'ISO, alla luce, quanta luce entrerà nell'obiettivo. L'insieme di questi tre elementi crea la fotografia. Speriamo che, se ci dovesse essere un fotografo che segue questo video, non mi insulti troppo. Video FPS. Cosa sono gli FPS? I fotogrammi per secondo. Vuol dire che in un secondo ci sono tot immagini, in questo caso 24. 24 FPS sono lo standard ormai che esiste per quanto riguarda la normalità della visione. L'occhio umano è abituato a vedere a 24 fps. Probabilmente dovesse vederlo a 30, immagino non muoia, però comunque 24 fps. Cercando di fare il bravo videomaker, anch'io ho adottato quindi nelle mie timeline i famosi 24 fps. 24 piccole fotografie che in sequenza mi danno la possibilità di avere la fluidità di movimento. Sempre per cercare di essere un bravo videomaker, ho altresì adottato la regola del 180, ossia girando in 24 fps l'apertura doveva essere di un 48esimo in questo caso, o se la videocamera non lo permette un 50esimo, comunque la situazione più vicina a quello che è il raddoppio degli fps. Ovviamente, utilizzando questa regola, il video risulta sovraesposto a manetta, è super 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 luminoso. Pertanto, non potendo agire sull'apertura del diaframma, ecco a cosa servono i filtri. Filtri quindi che sono una sorta di lenti più o meno scure a seconda di quelle che sono le variabili di luminosità nell'ambiente. Ma visto che io sono come San Tommaso e finché non provo le cose non mi fido, ho quindi comprato un pacchetto di filtri, l'ho installati sul mio drone e ho provato a fare una serie di filmati cercando di prendere lo stesso orario, prendere la stessa luminosità e confrontarli da vicino. Thank you.
Quello che ne è risultato è chiaramente una netta differenza tra un utilizzo di un filtro rispetto a un altro. Non è vero. A me sembravano tutti uguali. Ci ho messo un po' veramente per capire delle differenze. Esistono delle differenze. Il mio occhio da principiante probabilmente inizialmente non le notava, qualche differenza c'è. Secondo me, in primis, quello che io preferisco è un filtro ND4 o un filtro ND8. Io non andrei troppo sul gel 16, mi perdeva qualche dettaglio. Se adesso notate le due immagini, secondo me delle differenze ci sono. Un filtro troppo oscurante come l'ND16 può togliere qualche dettaglio. Probabilmente il mio sensore non è un gran sensore, è molto piccolino, quindi quello non riesce a seguire quelli che sono comunque tutti i mini dettagli, i micro dettagli. Mentre con un ND4, un ND8, figo, mi piace. Si vede anche un bel contrasto, c'è comunque una bella definizione. Un'altra cosa importante che secondo me è uscita dal mio esperimento è quella che non sempre bisogna seguire per forza questa regola dei 180, andare al doppio. Io piuttosto cercherei un buon compromesso tra quella che è la nitidezza dell'immagine, quella che è anche la fluidità. È ovvio che se io ho un'azione molto veloce, un minimo di blur, quindi di effetto seta, effetto movimento, glielo devo dare. Io credo che i filtri aiutino molto nel ricreare questo effetto di naturalità. È altrettanto vero che non sono così indispensabili, non sono così fondamentali. Grazie per avermi seguito. Se non siete ancora iscritti, fatelo ora. Se non avete ancora cliccato mi piace, fatelo ora. Grazie, buona giornata.